Allora, direi che possiamo iniziare come al solito il nostro appuntamento. Grazie di essere qui. Il sesto, nonché ultimo appuntamento della Scienza Incontra Quotidiano, come al solito organizzato dal nostro istituto, il Gobetti Marchesini Casale Arduino. Prima di presentare questa sera la nostra ospite, gradita ospite, devo effettivamente, visto che è l'ultimo incontro, ringraziare un minimo come dire, i colleghi che effettivamente mi hanno accompagnato in questo percorso e soprattutto devo dire i ragazzi che vedete in sala, quelli dietro la macchina, eccetera, eccetera, che effettivamente hanno svolto un lavoro notevole per tutti e sei gli incontri e sono appunto i ragazzi del Bodoni, Paravia, nonché alcuni ragazzi del Casale. Meritano, devo dire, un applauso al grosso lavoro che hanno svolto. Grazie ancora. Allora, questa sera abbiamo come ospite la dottoressa Beatrice Mautino, biotecnologa, ormai affermata direi giornalista scientifica, visto che collabora assiduamente con la rivista Le Scienze, organizza eventi scientifici fino all'anno scorso, il Festival delle Scienze di Genova, adesso ho saputo che invece sta lavorando a un nuovo progetto per un nuovo Festival delle Scienze di Amantova, una città veramente affascinante, e nonché anche scrittrice, visto che ha pubblicato un certo numero di libri, l'ultimo dei quali, a mio avviso, è proprio l'oggetto del nostro incontro, è questo, Contro Natura, scritto insieme a Bressanini, Dario Bressanini. È un libro particolarmente interessante perché pone al centro il cibo che noi tutti i giorni quotidianamente utilizziamo e come dire, cerca di in ogni capitolo analizzare la contrapposizione che emerge, direi ormai con una certa costanza, tra cibo manipolato e cibo naturale. Dico subito, è molto facile dire che cosa non è questo libro, nel senso che non è un manuale di come dire, genetica, non è un libro di chimica degli alimenti, ma è una indagine, una riflessione sul cibo, sull'evoluzione che c'è stata del cibo e sulle scelte che ogni singolo individuo e una collettività fa e che molto probabilmente sono, secondo ovviamente l'interpretazione dei due autori, delle scelte non sempre, direi, consapevoli. Butto lì degli esempi in modo tale che possa immediatamente nascere un po' eventualmente un contraddittorio dopo. Noi ci catapultiamo a comprare cibo bio, che ne so, le arance, i mandarini. Soprattutto se privi di semi, effettivamente l'assenza di semi è indotta da una manipolazione, magari non con tecniche dell'ingegneria genetica, ma legate all'utilizzo di elementi radioattivi. Così come ad esempio frumento, la maggior parte dei cereali, fino a qualche anno fa effettivamente venivano manipolati e l'induzione anche in questo caso era garantita da elementi radioattivi. Allora, gli autori direi affrontano queste tematiche ormai calde, direi senza alcun timore né paura di esporsi. Fin dalle prime pagine si capisce chiaramente che il background scientifico, direi, sia della Mautino, che è una biotecnologa, che Bressanini, che è un chimico, ovviamente indirizzano il lettore ad una certa, come dire, interpretazione, una valorizzazione di un certo discorso, secondo me giustamente. Alcuni potrebbero dire effettivamente è un'interpretazione di parte, e è altrettanto vero che ogni affermazione, ogni ricerca che è stata, come dire, elaborata e pubblicata all'interno di questo, libro è sempre corredata e supportata da una bibliografia importante, quindi eventuali curiosi possono risalire alle fonti, delle affermazioni presenti all'interno dei capitoli.
poi lascio ovviamente la parola alla Mautino. Il libro si chiude con un capitolo sulle mele, l'immancabile mela, che tra l'altro è presente nel... Non svelo troppo. Però, allora, questa è la chiusura del capitolo, è estremamente del libro, direi, carina sulle mele, appunto, ripeto, è anche in copertina, e credo che si chiuda con l'ultima, mi auguro, così ironicamente provocazione, nel senso che per gli autori la prima mela OGM è italiana nostra, tra l'altro, quindi anche questo dovrebbe un minimo renderci orgogliosi, ed è decisamente più naturale rispetto a qualsiasi mela comprata, questo lo aggiungo io, in una boutique bio. E con questa provocazione lascio la parola a Beatrice Mautino. Grazie. Allora, grazie di avermi invitata, grazie a voi per essere qui, così numerosi, siete veramente tanti, per cui insomma grazie, quindi inizio sperando di mantenere le aspettative, perché immagino che un po' ci siano. Allora, come diceva il professor Casavecchia, io sono una biotecnologa e però mi occupo di comunicazione della scienza. Ho fatto per qualche anno ricerca all'università, poi però a un certo punto, visto che era molto più il tempo che passavo a raccontare quello che facevo che poi a farlo davvero, ho deciso di insomma mettere fine alla mia carriera da ricercatrice e iniziare quella di comunicatrice della scienza, per cui adesso questo è il mio mestiere. Il passato da ricercatrice però chiaramente rimane dentro il mio DNA, direbbero i giornalisti, nel senso che tutto quello che io faccio nel mio lavoro ha poi quest'impronta un po' di approccio scientifico alle cose, perché sono nata così, per cui alla fine me lo porto dietro. Questo libro, di cui appunto oggi vi racconto qualche storia, facciamo un po' di racconti, è nato dall'esigenza di raccontare il cibo e le manipolazioni del cibo in una maniera un po' diversa da come venivano sempre raccontate. Cioè io e Dario ci siamo trovati a un certo punto un po' stretti nella narrazione solita che veniva fatta del cibo e abbiamo detto ok, proviamo a raccontare la nostra storia dell'agricoltura. E quindi per farlo siamo partiti da un'idea, cioè visto che si parla, quando si parla di OGM, la prima cosa che viene detta è ma non sono naturali, sono innaturali, sono contro natura. Allora siamo andati indietro e abbiamo detto ok, cerchiamo di capire che cos'è natura e che cos'è contro natura. Allora, se io vi faccio vedere queste due foto, una mela e un orsetto gommoso, non vi faccio votare, però sono sicuro che tutti mi dite che tra la mela e l'orsetto gommoso è molto più naturale la mela. Perché l'orsetto gommoso è una cosa fatta in fabbrica, insomma, mettendo insieme zuccheri, proteine, altre cose, e quindi cioè, non cresce sugli alberi, la mela cresce sull'albero, per cui tra questi due è molto più naturale la mela. Quindi una prima distinzione è naturale, fatto dalla natura, artificiale o innaturale, fatto dall'uomo. Questo è facile. Se però andiamo un po' più nel dettaglio, per esempio queste sono sempre mele. Però rispetto alla mela di prima, sembrano più naturali. Perché? Perché sono un po' ammaccate. Si vede che è arrivato qualcosa, in questo caso un fungo, a mangiarsele un po'. Se il fungo ha potuto mangiarsele, vuol dire che l'uomo è intervenuto poco. Cioè non ci ha messo gli antichittogamici, i fitofarmaci. Quindi, se io dovessi scegliere tra la mela di prima e queste mele qui, tra chi è più naturale, direi sicuramente queste. Alcune persone invece mi dicono no, l'altra. Già qui c'è un po' di divisione, no? Prima sugli orsetti erano tutti d'accordo, sulle mele è già un po' meno sicuro chi è più naturale dell'altro, anche se, appunto, se io quando faccio il sondaggio nelle scuole, quasi tutti mi dicono che queste sono più naturali. Quando andiamo un po' più dentro alle modificazioni genetiche, le cose si fanno un po' più complicate. Questa qui è un'anguria piccola, sta in una mano, non è una mano gigante, quella lì è l'anguria che è piccola, la chiamano anguria per single perché uno se la può mangiare anche se da solo. Quando io ero piccola le angurie così non c'erano,
cioè io mi, le anguria sono sempre state grosse, 10 kg di anguria. Adesso al supermercato queste si trovano tranquillamente. Da un certo punto in avanti abbiamo iniziato a vedere queste angurie piccole. E attenzione, non sono angurie che non sono ancora cresciute, cioè che sono state raccolte quando erano ancora piccole. Queste diventano così, cioè non crescono di più. Sono naturali? Io quando faccio questa domanda qua nelle scuole, devo dire che qualcuno che mi dice no, questi sono OGM, lo trovo. Perché? Perché come fanno a essere così piccole? Che cosa è successo a queste angurie? Cioè che cosa gli hanno messo nel terreno o nel DNA per farle rimanere così piccole? Io lancio delle cose, poi dopo ci torniamo. Se noi poi le apriamo, vediamo che non hanno i semi. Allora, un frutto naturalmente viene fatto dall'albero per racchiudere i semi che poi vengono, appunto, cadono giù nel terreno e permettono alla pianta di ricrescere. Un frutto senza semi non ha nessun motivo naturalmente di crescere. La natura non fa frutti senza semi, o se li fa per errore, poi la pianta non riesce a riprodursi e quindi finisce lì. Però molta frutta che noi mangiamo, l'uva, le clementine, le banane, avete mai visto i semi delle banane? Le banane naturali hanno tutti i semi, praticamente voi non riuscite a mangiarle perché sono praticamente fatte solo di semi. Le banane che mangiamo noi, i semi non ce li hanno, a volte vedete dei piccoli abbozzi di semini, però non sono semi. Allora, è naturale un frutto del genere? Forse è più naturale dell'orsetto gommoso, rimane più naturale dell'orsetto gommoso, però non è detto che sia davvero naturale. Se voi mettete questa anguria a crescere in una foresta, rimane lì, fa una generazione e poi non si riproduce. Non è naturale una cosa del genere. È sicuramente indotta dall'uomo, ma non è naturale nemmeno un campo di grano. Un campo di grano è una distesa di piante tutte identiche, uguali una all'altra, tutte alte uguali, tutte con lo stesso genoma, quindi tutte o sorelle o cloni l'una dell'altra. Pensate anche ai vigneti, se andate in Langa voi vedete un'immensa distesa di piante tutte uguali, in quel caso sono cloni, quindi hanno tutti lo stesso DNA. È naturale una cosa del genere? La foresta amazzonica è una cosa naturale, che ha tantissime piante di mille tipi diversi, decine di migliaia di tipi diversi, con quella che viene chiamata biodiversità. Qua la biodiversità non c'è. I campi, le coltivazioni, sono degli artifici dell'ingegno umano. Perché? Perché ci danno da mangiare, ma sono di fatto delle fabbriche di cibo. Non sono naturali. Adesso arriviamo, la vedete poco, abbastanza, cioè si vede il giusto. Questa è una rana fragola, è naturale? Allora, questa rana fragola è uno scherzo, no? Non esiste, l'hanno fatta per un concorso di Photoshop, quindi dei ragazzi tipo voi, del Bodoni, per partecipare a questo concorso gli avevano chiesto di inventarsi degli animali strani, delle cose così, e loro hanno preso degli animali, hanno fatto la rana fragola, hanno fatto la banana pesce, quindi con la bocca che esce, hanno fatto un po' di cose così. In realtà questa, se esistesse, sarebbe quello che noi consideriamo un OGM. No? Avete mai visto le pubblicità dove si vede, non so, la fragola pesce? Oppure il pomodoro con dentro una lisca. Allora, questa, se esistesse, sarebbe sicuramente percepita come un OGM. Perché? Perché un incrocio tra una rana e una fragola non può essere naturale. Su questo siamo tutti d'accordo. È ancora più innaturale dell'orsetto gommoso un incrocio tra una rana e una fragola. Ora, però, appunto, come abbiamo visto, ci sono tantissime gradazioni di natura. Non c'è una definizione precisa di naturale. A seconda di dove mettiamo il paletto, noi abbiamo delle cose che sono un po' naturali, ma un po' no, lo sono più di altre, meno di altre. Allora, quindi, quello che abbiamo deciso di fare noi è stato cercare di fare una storia dell'agricoltura, cioè dell'intervento umano sulla natura per produrre cibo, partendo da
tantissimi, tantissimi anni fa. Adesso vi faccio davvero un sondaggio. Prima di raccontarvi la storia, ed è un sondaggio che vedremo poi alla fine, anche se il professore ci ha già detto alcune cose, però ci serve comunque per capire perché vi racconto determinate storie, che mi rendo conto adesso sono solo degli spunti, però pian piano cercheremo di sviscerarli. Allora, il sondaggio è questo. Ci sono due piante, una è una mela, la prima che vi racconto. È una mela che è in grado di resistere da sola a un fungo. Le mele che vi ho fatto vedere prima, quelle tutte un po' ammaccate, sono state attaccate da questo fungo che produce questa malattia che si chiama ticchiolatura e quindi fa tutte queste macchioline marroni. Le mele sono buone, cioè quando voi le mangiate sotto il marrone comunque è buono, però da un punto di vista commerciale non hanno molto valore, cioè nei supermercati non si riescono a vendere. Per cui che cosa fanno gli agricoltori? Spruzzano anticrittogamici. In Trentino nel 2014, cioè l'anno prima della stesura del libro, hanno fatto in un anno oltre 30 trattamenti con anticrittogamici, perché è stato un anno molto piovoso, per cui ogni volta che pioveva dovevano ridare gli anticrittogamici. Questo ha un costo non tanto per la salute di noi che ci mangiamo la mela, che ne mangiamo veramente nel complesso pochissimo, ma ha un costo ambientale, perché tutti quegli anticrittogamici vanno poi nelle falde, insomma diventa un problema serio. In più ha un costo sulla salute degli agricoltori e delle persone che vivono lì, perché se noi mangiamo una mela ogni tanto e quindi non ci tocca la quantità di anticrittogamici, loro che vivono lì alla fine, somma, se ne sorbiscono una buona quantità. Per cui i ricercatori da anni ormai stanno cercando di correre ai ripari per cercare di risolvere questo problema. E hanno scoperto che c'è un albero di un melo selvatico che fa delle mele tutte un po' brutte, un po' acidognole, bitorsolute, che però non vengono attaccate dal fungo. Cioè il fungo arriva lì e non riesce a infettarle, come se avessero una sorta di scudo, un vaccino contro il fungo. Per cui negli anni gli agricoltori hanno provato a incrociare le mele, non so, tipo la mela gala o la mela golden, con questo albero selvatico, per ottenere dei meli che resistessero a questo fungo. Ne hanno ottenuti alcuni. Una di queste mele la potete anche trovare al supermercato, si chiama Modi, non so se l'avete mai vista, è rossa, ed è una di quelle, l'unica tra queste che sono finite al supermercato, e queste mele crescono senza anticrittogamici. Qual è il problema? Il problema è che quando io incrocio due organismi, due persone, due piante, il figlio si prende metà del patrimonio genetico della mamma e metà del patrimonio genetico del papà. Quindi il figlio in genere è un insieme delle caratteristiche di mamma e papà. Se io prendo una mela golden e la mescolo con il melo selvatico tutto bitorzoluto, il figlio magari sarà resistente al fungo, però ci avrà anche un sacco di cose che la golden non ha e che però la rendono buona e interessante da un punto di vista commerciale. Per cui tutti questi tentativi che sono stati fatti di incroci, alla fine non hanno prodotto grandi mele che poi hanno sbancato il mercato. I ricercatori quindi che cosa hanno fatto? Hanno detto proviamo a inventarci un metodo diverso per creare una golden o una gala, come quella lì, che sappia di gala, sia gala in tutto e per tutto, ma che abbia solo quella specie di scudo che la rende immune al fungo. L'hanno fatto all'Università di Bologna, è una ricerca libera fatta appunto dall'università, quindi è ricerca pubblica, non ci sono le multinazionali di mezzo. Le mele sono resistenti a questo fungo, sono mele gala a tutti gli effetti, quindi se voi prendete una mela gala del supermercato e prendete questa, non riuscite a sentire la differenza, sono identiche, solo che una ha bisogno di anticrittogamici e l'altra no. Che da un punto di vista ambientale e salutare è un notevole vantaggio. E questo è il primo esempio. Il secondo invece è
un riso. Io sono della zona del Vercellese, la mia nonna era una mondina. E quindi quando io ero piccola mi raccontava queste storie di mondine, no? Cioè lei andava nei campi fin da quando aveva 10, 11, 12 anni, bambina. Che cosa facevano le mondine? Le mondine strappavano le erbacce, quindi le infestanti, dalle risaie. Perché? Perché la risaia è terreno umido, anzi allagato, per cui ci cresce di tutto, insieme al riso che noi vogliamo coltivare. E quindi una volta si mandavano queste ragazze nei campi a strappare a mano tutte le erbacce per permettere al riso di crescere rigoglioso. A un certo punto in avanti le mondine non ci sono più state, fortunatamente, e l'industria chimica ha prodotto i diserbanti, che sono delle mondine chimiche, chiamiamole così, no? Che quindi uno spruzza il diserbante e il diserbante uccide tutte le erbacce. Ce n'è una però che è particolarmente impestata, che si chiama riso crodo. È un riso selvatico che fa una granella rossa. A volte lo trovate quando comprate le scatole con tre tipi di riso dentro, multicereali, eccetera. Quando vedete dei granelli rossi è riso crodo, cioè un infestante che gli rimane dentro, allora già che ci sono buttano tutto insieme e fanno pagare di più, perché poi uno pensa di comprare un prodotto migliore. In realtà è buono, però. Quindi questo riso crodo che ha la caratteristica di essere un riso. Quindi tutte le molecole chimiche che uccidono il riso, cioè che uccidono il riso crodo, uccidono anche il riso che noi coltiviamo. Quindi se noi buttiamo un diserbante che ammazza il crodo, questo diserbante ammazza anche il carnaroli. E quindi abbiamo un problema, che si può risolvere o rimettendo le mondine, e da qui in qualche parte del Vercellese lo stanno rifacendo, non più ragazze, non più sfruttate, però comunque si sta andando anche in quella direzione lì, oppure trovando un sistema per proteggere il riso carnaroli, per esempio, da questo diserbante. Questo sistema l'ha trovato una multinazionale tedesca, la BASF, magari qualcuno di voi l'ha sentita nominare, ha inventato un riso con un gene dentro, brevettato da questa multinazionale, che permette a questo riso di resistere a un diserbante. Il diserbante è brevettato anche lui, è di proprietà della BASF stessa. Quindi la BASF che cosa fa? Va dagli agricoltori, lì è tagliata, mi spiace la diapositiva, però la BASF va dagli agricoltori e vende un pacchetto, gli dice io ti do tot chili di riso e tot litri di diserbante. Tu semini il riso, quando inizia a crescere erbacce, tu butti il diserbante uccide tutto tranne il riso. Tu però mi firmi un contratto che fa sì che se tu provi a tenerti parte del raccolto per l'anno prossimo, io ti faccio una bella multa e tu lo firmi. Perché? Perché ti interessa avere un buon prodotto. Ora, sono due storie molto diverse. Da una parte c'è una mela che porta alla riduzione dell'uso di fitofarmaci, nell'altra c'è un riso che di fatto porta non a un aumento, però comunque all'uso di fitofarmaci. In un caso c'è la ricerca pubblica, nell'altro c'è una multinazionale della chimica. In un caso la ricerca è libera, quindi chiunque può prendere quelle scoperte e usarle, nell'altro ci sono dei brevetti e dei contratti che impediscono l'utilizzo. Ora, quale dei due è l'OGM? Se io vi chiedo di alzare la mano e di dire se l'OGM... Allora, chi mi dice che l'OGM è la mela? Eh no, aspetti, poi nessuno di due lo facciamo dopo. Prima sulle mani per chi dice la mela. No, allora, poi li contiamo tutti. Allora, mela. Riso. Tutti e due. Allora, voi siete stati un po'. Anche nessuno dei due. Ah, cioè, giusto, nessuno dei due. Nessuno dei due. Ah, io non ho detto quale dei due coltivato, però. Tutti e due sono coltivati.
Allora, visto che abbiamo anticipato un po' tutto, vi svelo da subito come stanno le cose. Allora, intanto non è vero che sono tutti e due, uno solo dei due lo è. E non è vero che non è nessuno dei due, dal punto di vista legale. L'OGM è la mela. Il riso non è OGM, infatti il riso è coltivato in Italia, la mela no. Dopo vediamo da un punto di qual è la normativa e perché uno può essere coltivato e l'altro no. Quello che voglio dirvi adesso appunto è solo questo. Tutti noi, anzi voi avete detto in maggioranza il riso, qualcuno in più della media ha detto la mela, ma perché avevamo avuto l'anticipazione, per cui insomma già c'era un po' questa idea che potesse essere la mela. Però generalmente quando io faccio questa cosa a un pubblico che non ne sa assolutamente niente, che sia di studenti ma che sia persone, adulti, consumatori, quasi tutti mi dicono il riso. Perché? Perché io sono stata un po' subdola, cioè vi ho raccontato le cose, chiaramente non vi ho detto l'unico elemento che fa decidere se un alimento è OGM oppure no, cioè la tecnica con cui quella modificazione genetica è stata inserita. Tutte e due le piante sono modificate geneticamente, tutte e due hanno un gene o mutato o aggiunto che gli permette di acquisire, diciamo così, dei poteri di qualche tipo, ma uno dei due è OGM e l'altro no. Allora il senso del racconto che facciamo questa sera è cercare di capire perché uno sì e l'altro no. Per farlo però mi dovete seguire un attimo. Ah, io non ho l'orologio perché mi si è rotto il telefono e quindi... che ora è? Ok, va bene. Allora, partiamo da 10.000 anni fa. Poi andiamo veloce però. Promesso. Per le 10, 10 e mezza siete fuori, va bene? Allora, 10.000 anni fa, i nostri antenati, che erano cacciatori-raccoglitori, come i ragazzi più o meno sanno perché hanno studiato da poco, cioè cosa facevano? Andavano in giro, cacciavano, raccoglievano bacche, cose, vivevano in questo modo. A un certo punto, questi raccoglitori hanno iniziato a tenere parte di questo raccolto e a riseminarlo. Quindi, non so, trovavano dei cereali, un po' se ne mangiavano e un po' li tenevano da parte e poi li riseminavano. A forza di fare questo lavoro è diventato sempre più importante la parte di raccolta e risemina e sono diventati agricoltori. Quindi l'agricoltura nasce circa 10.000 anni fa, nella zona della mezzaluna fertile. Lì che cosa è successo? È successo che questo lavoro di scelta dei semi, conservazione e poi risemina, e poi scelta, conservazione, semina, per tanti cicli diversi, ha portato le piante a modificarsi man mano. Vi faccio due esempi. Lì vedete una pannocchia di mais, grande. Quella che vedete di fianco, che intravedete, quella spighetta che sembra un po' un asparago, un po' striminzito, è l'antenato selvatico del mais, si chiama teosinte. Il mais naturale è quella roba là, quello che c'era 10.000 anni fa, non nella mezzanuna fertile, ma nelle zone del Messico. Quindi il mais era quello lì, quella spighetta lì. Qua c'è una melanzana, qua sotto, viola, grossa, più o meno così. Sopra, non sono in scala le foto, perché quelle sopra, quelle specie di bacche gialle, sono di queste dimensioni, dimensioni di una biglia, sono le melanzane selvatiche. Naturali. Allora, come si è passati da quella specie di asparago al pannocchione e da quelle specie di biglie alla melanzana? Modificando il DNA. Voi dite, ma 10.000 anni fa mica sapevano modificare il DNA. Non lo sapevano, ma lo facevano lo stesso. Nel senso che lo facevano in maniera all'inizio inconsapevole, però quando voi avete una spiga, prendiamo il teosinte. Voi scegliete, avete tante piante di teosinte, saranno tutte un po' alte, un po' basse, perché lì la biodiversità c'era davvero all'epoca, quindi non erano tutte uguali, una più alta, una più bassa, una aveva dei chicchi più grossi, una ne aveva di più, l'altra di meno. Se voi doveste scegliere quale pianta tenere da parte per poi riseminarla, quale prendereste?
quella con gli occhi più grossi, quella che sta meglio, quella che resiste di più, magari è arrivato un, un acquazzone ed è stata bella su, insomma scegliete le piante migliori, migliori per voi, cioè quelle che voi ritenete migliori. Allora, quando voi scegliete una pianta migliore di un'altra, voi state scegliendo dei geni, non lo sapete, ma state scegliendo dei geni, il gene che dice fai più chicchi, o fai i chicchi più grossi, o fai, non so, le foglie più grosse o più piccole, eccetera. Li scegliete, li riseminate, le piante figlie si porteranno dietro questi geni qui e quindi alla generazione dopo voi avrete più piante con le caratteristiche che vi piacciono. A forza di fare questo lavoro di selezione, voi non andate lì a modificare direttamente il DNA, però selezionate delle parti che vi piacciono. A forza di fare questo passate da quella roba lì a quella roba là. Quindi semplicemente selezionando e riseminando. È un lavoro che prevede appunto 10.000 anni, però si può fare e si va a lavorare direttamente sui geni. Qui però, se io vi chiedo, ma questo è un OGM, voi mi dite no. Perché? Perché non andiamo a intervenire sul DNA proprio materialmente. Noi ci limitiamo a selezionare le piante più belle secondo noi. Allora vi faccio un altro esempio. Allora, nel libro noi parliamo molto di fumetti, perché Dario, che forse c'è da qualche parte, è un appassionato di fumetti. E non so se qua c'è qualche appassionato di fumetti o qualcuno che conosce la storia dei fumetti, però quando voi leggete la storia dei fumetti, i fumetti si calano nella società, cioè negli anni, appunto, quando c'è stato, lo vedremo dopo, tutta la paura del nucleare, gli eroi dei fumetti avevano tutti degli incidenti nucleari, no? È sempre un po' così, raccontano un po' le paure delle persone. Superman è un alieno, cioè arriva da un altro mondo, ha dei superpoteri che però ce li ha perché? Perché arriva da un altro mondo, noi terrestri siamo normali, lui invece ha i superpoteri. Allora noi nel libro raccontiamo storie di piante con superpoteri raccontate attraverso i fumetti. Quindi i nostri Superman, arrivo al punto, sono le carote, che detta così mi rendo conto che è un po' una delusione. Allora, le carote, perché le carote? Intanto, quali sono le carote naturali? Quelle arancione o quelle viola? Le viola, ormai avete imparato il giochetto tutti. Allora, no, allora, come è vero, quelle viola sono quelle naturali, diciamo le carote originarie. Però, fino a qualche anno fa, le carote viola al supermercato non si trovavano, si trovavano solo le carote arancioni. Adesso che vanno un po' di moda le verdure un po' colorate, si iniziano a trovare molto di più. Però per centinaia di anni carote viola non se ne sono viste al mercato, al supermercato. Perché? Allora, è vero che la carota nasce viola o bianca, anzi viola quasi, quasi nera o bianca. In Afghanistan siamo sempre intorno agli 8.000 anni fa ed erano dei tuberi, insomma, bianchi appunto neri e sono rimasti così fino a circa il 1600. Allora, il gusto era più o meno quello delle carote di oggi. Lo svantaggio era che, non so se avete mai affettato o cotto delle carote viola, macchiano tutto, no? Tutto quello che poi toccano diventa viola. Allora, se voi le mettete nel brodo, vi viene il brodo viola o marrone, diciamo, più che viola. Perché... Quindi queste carote venivano usate, ma insomma non è che proprio spopolassero e avessero tutto questo successo commerciale. A un certo punto nel 1600, e forse abbiamo, ecco, si vedrà niente. Comunque nel 1600, e si vede dai dipinti questi dei fiamminghi, si vedono quelli che hanno tutte queste scene di frutta e di verdura al mercato, fino a un certo punto hanno sempre rappresentato queste carote viola. Da un certo punto in avanti, se voi vedete delle carote, sono sempre arancioni. Ma proprio, pam, da un giorno all'altro. Cosa è successo? Non si sa di preciso, però, insomma, la leggenda, diciamo così, narra che in un campo di carote viola, in Olanda, quindi siamo Olanda 1600, a un certo punto ne spunta una arancione. L'agricoltore tira su e vede questa qua arancione.
Adesso a noi sembra normale, però immaginatevi di andare nel vostro orto e di trovare un'insalata che invece che essere verde è tipo blu a pallini rosa. No? Uno rimane un poco, anche solo blu farebbe un po' strano, no? Allora lui prende questa cosa arancione, probabilmente l'assaggia o la dà ad assaggiare a qualcuno, non sappiamo, però tiene i semi da parte. Tiene i semi, li risemina e ottiene altre carote arancioni. La carota arancione, da un punto di vista nutrizionale, ha la vitamina A, che comunque fa bene, però all'epoca non è che stessero tanto a pensare alle vitamine della frutta e della verdura. Ha il vantaggio però che non macchia, non è viola. Se voi la mettete nel brodo, il brodo vi rimane color brodo, cioè come deve essere, un po' giallino. E quindi la carota arancione conquista totalmente il mercato olandese, spopola, in più c'erano gli orange all'epoca in Olanda, per cui insomma diciamo che, vabbè, unendo tutte le varie possibili leggende immaginabili, di fatto scalza via dal mercato la carota viola, che di fatto scompare fino agli ultimi anni, quando ritornano di moda gli ortaggi colorati. Cosa è successo a questa carota? Perché è un Superman questa carota? Perché a un certo punto, appunto, in quel campo lì deve essere successo un qualcosa, dei raggi cosmici, quindi un po' come Superman, che hanno mutato il DNA della carota. Le mutazioni del DNA ci sono in continuazione, anche noi ne abbiamo in continuazione. Poi ci sono dei meccanismi dentro alle cellule che permettono di ripararle. I più delle volte ci riescono, a volte non ci riescono. Negli esseri umani, quando non ci riescono, tendenzialmente va male. Negli ortaggi le cose sono un po' meno, insomma, serie, per cui capita spesso che delle mutazioni spontanee portino a dei cambiamenti tipo questo. In questo caso cosa è successo? Si è spento, quindi ha distrutto questa mutazione, il gene che produceva il colore viola, accendendo di fatto quello che portava al colore arancione, cioè la vitamina A. Però è una mutazione genetica, cioè un intervento diretto sul DNA. Il DNA prima aveva le sue letterine A, T, C, G, da quando è arrivata la mutazione non c'erano più quelle letterine lì, ma ce n'erano delle altre, A, C, C, A. Un intervento sul DNA. È un OGM questa roba qui? No. Perché non lo è? Perché non l'ha fatto l'uomo. Non è un OGM perché? Perché i raggi cosmici o qualsiasi cosa sia successa sono cose naturali, non si è messo lì un agricoltore o uno scienziato del 1600 a cambiare le letterine, è una cosa naturale. Infatti, vabbè, questi sono altri esempi di cose. Ma aggiungo un elemento di complessità. Le chimere, questa è la chimera di Arezzo, che è un animale fatto dall'unione di tre animali diversi. In natura, gli incroci, prima l'abbiamo visto con la rana fragola, gli incroci tra organismi di specie diverse non portano in genere a niente di buono. Negli animali, se voi prendete cavallo e asino, ottenete il mulo, ma il mulo poi è sterile, non è in grado di far figli. Quindi, quando gli incroci sono permessi, non portano prole fertile, in genere, negli animali. Per le piante è tutto un po' diverso. Quindi possono succedere cose anche molto, molto più pesanti di un incrocio tra un cavallo e un mulo, che comunque appartengono allo stesso genere. Può succedere che in un campo, siamo sempre circa 8.000 anni fa, in un campo di farro coltivato, il farro era il cereale principale dell'antichità, il vero grano degli antichi è il farro. In un campo di farro coltivato a un certo punto succede un incrocio contro natura tra una pianta di farro e un'erba spontanea, questa qua, la Aegilops. Questa è un'erba, non è solo di una specie diversa, è anche di un genere diverso dal farro. Uno è un triticum, l'altro è un Aegilops, quindi proprio da un punto di vista proprio di parentele, lontanissimi. Questi due si incrociano, non si sa come, perché non è possibile che loro si incrocino, e quello che succede è una cosa ancora più strana. Perché? Perché il figlio non prende metà dei geni di mamma, farro, e metà dei geni di papà, erba, ma prende tutti i geni di tutto. È come se un figlio tra due esseri umani, invece di avere 46 cromosomi,
quindi 23 presi da mamma e 23 presi da papà, ne avesse 92. Che, cioè, come dire, se uno fa il rapporto con gli esseri umani è una roba un po' strana. Quindi lui si prende tutte le caratteristiche di uno e tutte le caratteristiche dell'altro. Nasce una pianta che non è sterile, ma è fertile. Questa pianta la mangiamo tutti i giorni e si chiama grano tenero. Quindi ogni volta che noi mangiamo la pizza, il pane, eccetera, ci stiamo mangiando di fatto un mostro genetico nato da un incrocio impossibile, che se noi volessimo provare a farlo in laboratorio non è banale da provare a metterli insieme e sarebbe probabilmente un OGM se lo facessimo noi. È nato però spontaneamente lì, per caso, in un campo e ha tutti i geni di tutti e due i genitori. Questo è il grano tenero originale. Tra l'altro lui non ha una controparte selvatica. Non vi posso far vedere, come vi ho fatto vedere per il mais, la spighetta selvatica e poi la pannocchiona. Perché non c'è. Lui è nato già addomesticato. Se noi facciamo, quindi se noi usciamo dalla natura ed entriamo in laboratorio, quindi qua l'uomo entra, e decidiamo di fare quello che è successo in quel campo di farro, ma lo facciamo in laboratorio, cioè prendiamo una pianta di, in questo caso, orzo, un orzo selvatico, e lo uniamo forzatamente con un grano duro. Anche qua sono due generi diversi, triticum, ordeum. Prendiamo tutti i geni dell'orzo, tutti i geni del grano, li uniamo insieme e otteniamo una pianta nuova, di una specie nuova, che non esisteva, la creiamo da zero. Questa pianta, e questa qui, si chiama Tritordeum, non vedete la granella, però insomma sembra dell'orzo, un cereale, ha un gusto buono, l'orzo comunque è buono, quindi ha trasmesso tutti i suoi geni buoni al figlio Tritordeum e ha delle buone proprietà di panificazione, per cui il pane di Tritordeum viene bene. Questo è stato fatto in laboratorio, prendendo il nucleo di una pianta, di una cellula di orzo, fondendolo con quello di una cellula di grano duro e ottenendo una specie nuova. È un OGM questa roba qui? Sì, perché? Perché è intervenuto l'uomo. Non è un OGM. Tant'è che se voi lo cercate, lo trovate nei negozi ecobio, quelli naturali. Perché? Ma è buono, comunque, cioè a prescindere, però comunque non è un OGM. Ultimo pezzo, e poi arriviamo al finale, più o meno. Allora, l'ultimo pezzo è quello, vi ho detto, dei fumetti, eccetera, è quello dei supereroi che acquisiscono i loro poteri, in questo caso con delle radiazioni. L'uomo ragno, Hulk, erano persone normali, hanno degli incidenti di qualche tipo e quindi acquisiscono superpoteri, il senso di ragno, oppure divento verde e cattivo, nell'altro caso. Allora, i supereroi, le nostre super piante nella nostra storia dei fumetti sono un po' come appunto Hulk e l'uomo ragno, cioè erano piante normali che però poi vengono irraggiate da radiazioni nucleari e acquisiscono appunto dei superpoteri. Il sistema di irraggiamento è quello lì che vedete poco, ma è un campo che può essere avere un diametro anche molto, molto lungo, anche un chilometro, immaginate proprio un campo enorme. Vedete che ha al centro una piazzola e poi tutto intorno ha delle specie di cerchi concentrici. Allora, voi mettete i semi su questi a distanze regolari dal centro, i semi o le piantine, a seconda dei casi, e poi lì sotto nella piazzola centrale c'è una specie di ascensore che porta su un panetto di cesio radioattivo o di cobalto radioattivo, insomma una fonte radioattiva. Quindi gli scienziati che se ne stanno ben lontani in un capannetto, a un certo punto cosa fanno? Schiacciano il pulsante, il cobalto, il cesio sale su, irraggia tutto quello che trova in un raggio di, non so, seconda, me lo spiegherà il professore, a seconda della sua portata. Poi, quando è finito l'esperimento, rischiacciano il pulsante, lui scende giù, aspettano un po' e poi vanno a raccogliere le piantine e i semi. Che cosa succede a queste piantine, a questi semi? Mutazioni.
Intanto molti muoiono subito così, perché comunque le radiazioni. Poi molti, la maggior parte, quasi tutti, subiscono delle mutazioni. Un po' come la carota, però in questo caso molte di più. Perché? Perché il flusso di radiazioni è bello, bello potente. Quindi subiscono delle mutazioni che possono essere letali, cioè portare subito alla morte o della piantina o del seme, quindi finisce tutto lì, oppure però in alcuni casi queste mutazioni producono delle piante che hanno delle caratteristiche che a noi ci piacciono. Per esempio il grano, prima il professore ne parlava, il grano una volta si diceva, no, si andava a infrattarsi nel grano perché il grano era alto così e quindi uno si infrattava bene volendo farlo. Adesso il grano è alto così e quindi è difficile, come dire, frattarsi. Perché? Come ha fatto a passare da alto così a alto così? Scegliendo tra le piante irraggiate con radiazioni quelle che crescevano più basse. In alcuni casi alcune di queste piante avevano dei chicchi più grandi, in altri casi avevano dei chicchi, non so, con più amido, con meno amido, a seconda di quello che interessava. Noi nel libro raccontiamo la storia di un riso che voi mangiate quando mangiate il carnaroli. Avete una probabilità su due di trovarlo quando mangiate il carnaroli. Questo riso si chiama Karnak. È un carnaroli a tutti gli effetti, solo che invece di essere alto 1,80 m è alto circa così, un metro più o meno, 1,10 m, 1,20 m. Se voi guardate il chicco è identico al carnaroli. Però è molto più basso e quindi da un punto di vista dell'agricoltore è molto più facile da coltivare, poi da raccogliere, perché si alletta meno, insomma, ha dei vantaggi di tipo agronomico. Questo riso è stato fatto in questo modo qui. Quindi mettendo delle piantine di carnaroli, irraggiandosi dei semi, irraggiandoli con le radiazioni e poi l'agronomo con cui noi abbiamo parlato le ha seminate, ha visto che cosa cresceva, a un certo punto ha visto una pianta che aveva i chicchi uguali ma che era molto più bassa, l'ha presa, l'ha coltivata e ha venduto i semi e adesso una risaia su due di carnaroli è coltivata con questo riso qui, irraggiato con radiazioni nucleari. La pasta è fatta con grano che ha subito questi trattamenti, la frutta allo stesso modo, tant'è che oggi, se noi andiamo a vedere il database, quello con tutte le piante ottenute in questo modo qui, vediamo che sono 3.233. Cioè, praticamente tutto quello che mangiamo è stato fatto in questo modo qui. Ora, vi fa paura questa roba? Piacere non fa, dice la signora, giustamente. Allora, prima cosa, non è che... Tanto non è pericoloso, non voglio fare allarmismo, non è mio interesse. Allora, non è pericoloso. Nel senso che noi non vuol dire che noi mangiamo piante radioattive. Noi mangiamo i figli dei figli dei figli di quelle piante lì, quindi non sono radioattivi, non sono più radioattivi di una pianta qualsiasi che non ha subito questo trattamento. Quindi non è pericoloso per noi. Semplicemente non lo sapevamo. Nessuno ce l'ha mai detto. Non è un'informazione che noi troviamo tipo scritto sulla scatola. Quando voi comprate il carnaroli non ci trovate scritto ottenuto da semi irraggiati con radiazioni nucleari, no? Perché se no uno magari non lo compra, come dire, magari scelgo l'altro, dammi quello più alto, preferisco quello più alto. Allora, queste mutazioni, cioè queste piante ottenute così con le radiazioni nucleari, che, ripeto, non dobbiamo uscire e dire oddio, 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 sono piante come tutte le altre, sono GM. Sì, dice la signora. La signora dice, ma sì. No, no, non sono GM. Non sono GM. Però sono modificate geneticamente, anche in maniera pesante. Ma allora uno dice, ma sti OGM alla fine, ma cosa sono? Volevo che mi diceste questo. Dice, ma falla finita. Raccontaci cosa sono gli OGM. Gli OGM, come dice il grande filosofo Boscov, OGM è quando arbitro fischia. Lui diceva, rigore è quando l'arbitro fischia. Noi l'abbiamo girata così. L'arbitro in questo caso non è un arbitro con la maglia da arbitro, ma è una direttiva europea, una legge. Questa qui, la legge del 2001, che definisce OGM.
Allora, un OGM è un organismo diverso da un essere umano. Quindi la prima cosa che scopriamo è che gli esseri umani non possono essere OGM. Se fa ridere, però se potessero essere OGM, i bambini che in questi anni, ultimi anni, sono curati da malattie gravissime genetiche con la terapia genica, sarebbero classificati come OGM. Perché quella tecnica lì è la tecnica che fa fischiare l'arbitro. Quindi la legge dice, gli umani no, anche se la tecnica è la stessa, no. Meno male da questo punto di vista, visto come è andata la storia degli OGM, meno male per i bimbi. Quindi non sono, è diverso dall'essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato, e fin qua, in modo diverso da quanto avviene in natura. Allora, quando hanno messo questo testo, molte delle cose che vi ho raccontato oggi dovrebbero venire messe dentro all'etichetta OGM. Pensate al tritordeum, che tu prendi proprio due cose, le unisci forzatamente in laboratorio, cioè non è proprio naturale. È vero che è avvenuto 8.000 anni fa per caso, però, cioè, no? Oppure pensate appunto alle mutazioni con le radiazioni. È vero che le radiazioni sono naturali, però cioè, tutto quel sistema lì non è proprio naturalissimo. E quindi, fatta la legge, fatte anche le aggiunte alla legge, per cui dice, le tecniche elencate di seguito non sono da considerarsi come OGM. Quindi, gli OGM sono quelli lì, però escludi intanto queste qua. Tra queste qui ci troviamo, vabbè, la fecondazione in vitro. Meno male, di nuovo, nell'ottica dei bambini, perché altrimenti tutti i figli nati da fecondazione in vitro dovrebbero essere considerati OGM. Processi naturali, va bene, e poi induzione della poliploidia, cioè creo volutamente più cromosomi di quelli che ci sono, per esempio per ottenere della frutta senza semi. Molta frutta senza semi è stata fatta con quel modo lì, cioè avere più cromosomi per non essere fertile. E poi giù in fondo la mutagenesi, cioè quella cosa con la radiazione che vi ho fatto vedere. Si può fare una cosa simile anche con delle sostanze chimiche, si chiama sempre mutagenesi, cioè induzione di mutazioni. Quindi cosa rimane di tutto questo? Rimane una singola tecnica, una, che lì vabbè c'è il disegno ma non entro nel dettaglio, la tecnica che ha portato quel ricercatore di Bologna a fare la mela, cioè prendere un singolo gene o comunque un pezzo di DNA da un organismo, toglierlo e metterlo in un altro. La tecnica, cioè l'atto stesso di tagliare un pezzo di DNA, spostarlo e inserirlo, fa fischiare l'arbitro, come fuori gioco, fischia immediatamente. Notate che se io prendo un organismo, gli taglio un pezzo di gene, lo tolgo e lo rimetto, quindi faccio proprio solo il gesto di tac tac, tolgo e rimetto, questo gesto qui fa fischiare l'arbitro, quindi la pianta, identica, la stessa, precisa pianta, prima non era un OGM, adesso lo è. Perché? Perché l'arbitro fischia quando succede questa tecnica qua. Però questa cosa qui porta dei paradossi. Per esempio, io posso prendere tutti i geni di un organismo, metterli in un altro, ottenere il tritordeum e non far fischiare l'arbitro. Se io ne prendo uno per volta e li sposto, l'arbitro fischia. Oppure, vi faccio vedere un altro paradosso. Queste sono soia sotto, girasole sopra. Dalla soia e dal girasole si ottiene dell'olio. L'olio di soia e di girasole ha basse quantità di acido oleico, che è la componente principale dell'olio d'oliva. Questo fa sì che, per esempio, l'olio di girasole per friggere fa schifo, perché ha un punto di fumo troppo basso e perché appunto, la composizione di acidi grassi che ha dentro non va bene. Allora, i ricercatori di nuovo hanno cercato di alzare la quantità di acido oleico, cioè rendere più simile all'olio d'oliva, l'olio di girasole e l'olio di soia. Perché così, infatti, vabbè, questo ve lo dico dopo. Quindi, voi potete ottenere questa modificazione in due modi.
andando a prendere il gene, per esempio, dell'acido oleico, dove c'è, nell'olivo, prenderlo e spostarlo. Oppure potete bombardare con le radiazioni finché non succede un qualcosa in una piantina su chissà quante che ha quella mutazione lì che fa produrre più acido oleico. Allora, il girasole è stato fatto in questo modo, cioè bombardando, in questo caso con sostanze chimiche, piantine di girasole finché non hanno iniziato a produrre acido oleico. La soia invece è stata fatta con la tecnica che fa fischiare l'arbitro e quindi prendendo il gene e spostandolo. Il risultato è che voi avete due oli che da un punto di vista nutrizionale sono molto simili, hanno tanto acido oleico. Da un punto di vista legale, voi l'olio di girasole alto oleico, si chiama così, lo trovate al supermercato. Per esempio quando c'è scritto olio di girasole per friggere, vuol dire che è stato fatto in questo modo qui, cioè ha tanto acido oleico. L'olio di soia è fatto con soia OGM e quindi voi al supermercato non ce la trovate. Se anche la trovaste, ci vedreste scritto sopra OGM. Perché? Perché quella legge che vi ho fatto vedere prima, quella del 2001, obbliga, praticamente tratta gli OGM come se fossero diversi da tutto il resto delle piante. Voi potete fare una pianta in tutti i modi che volete e non dovete neanche dire come l'avete fatta. Il Carnaroli che vi ho raccontato prima, noi l'abbiamo scoperto perché il produttore ce l'ha detto. Lui ci ha detto, ah, ma io l'ho fatto in quel modo lì. E ho detto, scusa, ma sta cosa non è scritta da nessuna parte. E lui dice, ma nessuno mi ha chiesto di scriverla. Cioè, io non ero obbligato a dire come l'avevo ottenuto quel riso. Perché? Perché la legge fa sì che solo gli OGM debbano dichiarare la tecnica, esattamente tutto nel preciso come sono stati fatti, e poi superare dai 10 ai 15 anni di test prima di essere messi sul mercato. Il riso Carnaroli fatto con le radiazioni, lui ha spedito i semi per posta a Roma, dove sono stati irraggiati, li hanno rimandati per posta indietro, li ha seminati, nel giro di qualche mese erano in risaia, senza fare neanche un test, ma neanche uno, test di tossicità. Gli OGM sono trattati in maniera diversa. Però il prodotto è simile alla fine. Se voi guardate questi due oli, dici, ma qual è la differenza? La differenza è l'arbitro che in un caso fischia e nell'altro no. Quindi nella nostra storia dei fumetti gli OGM sono un po' come gli X-Men, cioè poi gli sfigati dei supereroi, nel senso che sono quelli che sono nati diversi. Loro non hanno acquisito i poteri, loro ci sono nati con questi poteri e infatti tutti li trattano un po' con diffidenza, vivono fuori dalla città, insomma sono un po' bistrattati, anche se poi salvano il mondo, no? Cioè fanno delle belle cose gli X-Men, però li vedono sempre tutti un po' così, diversi da tutti. Però in realtà sono una storia come le altre, tutte le storie che io vi ho raccontato, non è che sono la più strana, sono una delle tante. Il paradosso fa sì che, adesso qua si vede male, però questa qui è una nave, quella che vedete lì è una ruspa, tipo quella di Salvini, una ruspa lì sotto, che vi dà un'idea delle dimensioni, no? di quella nave. Quella che solleva la ruspa è soia, OGM, che noi compriamo in Italia, in Europa, soprattutto in Italia, non possiamo coltivare OGM. In Europa si possono coltivare alcuni OGM autorizzati, insomma, tipo il mais, resistente agli insetti, insomma, alcune cose si possono coltivare. In Italia è vietata la coltivazione, quindi noi non li possiamo coltivare, ma li possiamo comprare. Nessuno vieta che si comprino. Tant'è che ogni giorno arrivano ai porti di Genova e di Livorno navi come questa, cariche di soia OGM, che viene usata per fare il culatello, il parmigiano reggiano, il prosciutto di Parma. Ogni giorno, cioè ogni anno noi importiamo solo di soia, non parlo di mais, solo di soia 3.350.000 tonnellate, che vuol dire che ognuno di noi si porta 55 kg di soia a spalle ogni anno. Quindi per ogni italiano ci sono 55 kg di soia OGM importata. Quindi non si può coltivare, ma si può comprare. Che è già di nuovo un po' un paradosso. Da noi non si può coltivare nemmeno a scopo di ricerca, cosa che in tutto il resto del mondo
assolutamente non avviene. Per cui la mela di cui vi ho parlato prima, fatta all'Università di Bologna, che è un OGM per la legge, perché il professore ha preso un gene, l'ha spostato, quindi ha fatto fischiare l'arbitro, lui l'ha prodotta nel 2001, quindi 16 anni fa. Ce l'aveva, aveva le piantine, ce l'aveva in serra, non ha potuto prendere le piantine e portarle fuori, quindi coltivarle in campo, perché nel 2002 l'allora ministro delle politiche agricole, Pecoraro Scagno, ha impedito anche l'applicazione, cioè anche lo studio degli OGM, quindi la coltivazione a scopo di ricerca. Io mi sono laureata nel 2002 in biotecnologia con un tempismo, devo dire, proprio di quelli che vai, sono trovata senza lavoro subito ed è finita lì. Non si possono coltivare nemmeno a scopo di ricerca, è vietato, per cui si fa all'estero. Il professore di Bologna le sue mele le ha donate, quindi tutto quello che lui aveva scoperto, ci aveva messo 15 anni, ha donato tutto a dei gruppi svizzeri e olandesi. Adesso in Olanda tra poco avranno le loro mele OGM fatte in questo modo qui. Lui, quello lì. Il riso invece, di cui vi ho raccontato prima, non è un OGM. Non è un OGM perché l'hanno ottenuto con delle mutazioni indotte non dalle radiazioni ma dalle sostanze chimiche. La storia è bellissima, c'era questo ricercatore americano che voleva fare questo riso resistente al diserbante e ha detto io potevo farlo come se fosse, cioè come un OGM, no? Quindi prendendo il gene e spostandolo, ci avrei messo 6 mesi, però l'arbitro avrebbe fischiato, perché cioè, l'arbitro fischia quando io uso quella tecnica. Quindi in Europa, per esempio, il mio riso non lo potranno usare, perché noi abbiamo una legislazione molto restrittiva. Per cui lui si è messo lì e giorno per giorno prendeva i semi di riso e li buttava sopra queste sostanze chimiche mutagene, che quindi creano mutazioni. Prendeva i semi, li faceva crescere, otteneva delle piantine, gli spruzzava il diserbante e sperava di ottenere almeno una piantina che sopravvivesse al diserbante. Ci ha messo 17 anni, quindi ogni giorno butta, spruzza, fai, no? Cioè, tra l'altro ci vuole anche, come dire, una forza d'animo, mica da poco. Dopo 17 anni ha ottenuto una piantina, un seme, che quando gli ha spruzzato il diserbante è stata su. Non ci credeva, no? Però ha tenuto i semi, ha fatto le analisi e alla fine aveva ottenuto questa pianta con questo gene mutato che rendeva il riso resistente all'erbicida. L'ha subito venduto questa sua scoperta, però dopo 17 anni uno forse lo capisce anche, alla multinazionale, e che ha brevettato il gene, ha brevettato il diserbante, era già brevettato, e quindi da lì è nata poi tutta questa cosa. Però non è un OGM. Il fatto che non sia un OGM fa sì che questo riso, per esempio in Italia, a differenza della mela, si possa coltivare. Qui da noi al nord una risaia su 3 è fatta con questo riso qui. 1 su 3, non è poco, è 1 su 3. Cioè il 30% del riso italiano, e l'Italia è il più grande produttore europeo di riso, è fatto con questo riso di proprietà della BASF. Però non è un OGM, quindi l'arbitro non fischia e quindi si può coltivare. Basta, il computer si rifiuta di andare oltre. Quindi, andando alla fine, ci sono altre storie che poi nel libro un po' raccontiamo, un po' sono poi le abbiamo scritte dopo il libro, di OGM un po' fuori da quello che noi pensiamo normalmente che siano, no? Perché appunto uno pensa agli OGM, pensa alle multinazionali, ai brevetti, alle cose. Però di OGM simili alla mela, che vi ho raccontato prima, in realtà ne stanno spuntando in giro per il mondo. Spesso in paesi in via di sviluppo. Questa è una melanzana fatta in Bangladesh, dall'Università Pubblica del Bangladesh, quindi non la Monsanto, ma l'Università Pubblica del Bangladesh. Questa melanzana resiste all'attacco di un insetto. Lì il clima è quel che è, umido, insomma, cresce di tutto, i produttori di melanzane, e la melanzana è uno dei loro prodotti tipici, dovevano fare 180 trattamenti l'anno con insetticidi, vuol dire un giorno sì, un giorno no. E gli insetticidi, soprattutto per la salute dei bambini, cioè sono cose che dal punto di vista sanitario anche preoccupanti.
L'Università del Bangladesh ha fatto questo esperimento provando a rendere queste melanzane resistenti a questo insetto. Quindi l'insetto arriva, mangiucchia le foglie e poi muore. C'è un qualcosa dentro le foglie che fa morire l'insetto, solo l'insetto e noi no. Quindi sono passati da 180 trattamenti l'anno a zero. Questo ha portato due vantaggi. Il primo è che loro hanno risparmiato perché non spendevano più i soldi per gli insetticidi. Quindi c'è stato un risparmio economico immediato. Il secondo, che non si aspettavano, è che quando sono andati al mercato, questi sono tutti contadini che hanno 1-2 ettari, quindi contadini piccoli, quando sono andati al mercato a vendere queste melanzane, hanno scoperto che riuscivano a venderle a un prezzo maggiore delle altre perché erano percepite come il nostro bio, perché non avevano gli insetticidi, cioè no, senza pesticidi, e quindi riuscivano a venderle a un prezzo maggiore. Per cui c'è stato un doppio guadagno, infatti loro stanno crescendo e insomma la cosa lì sta andando avanti. Nelle Hawaii, se voi comprate le papaie, c'è stata una malattia terribile delle papaie, un virus che attaccava le papaie e rischiava di mettere a rischio tutta la produzione delle Hawaii, che sono tra i maggiori produttori mondiali di papaie. L'università di nuovo ha sviluppato delle papaie in grado di resistere da sola a questo virus. Per cui mescolando le coltivazioni di papaie resistenti, di papaie normali, chiamiamole così, sono riusciti a risollevare la produzione di papaie. Ma vi potrei fare decine di altri esempi, un po' li trovate nel libro, un po' insomma stanno spuntando fuori un po' come funghi, no? in questi ultimi anni. In Italia, prima del blocco della ricerca, c'erano all'attivo 300 progetti di ricerca su OGM, pensati non per il mais e per la soia, ma per prodotti nostri, quindi il riso, la vite, il pomodoro di San Marzano, che praticamente è estinto perché c'è un virus che lo colpisce, di tutto, fragole, olivi, di tutto. È stato tutto bloccato. Perché? Perché c'è stato insomma tutto quello che abbiamo visto. Quindi, arrivando veramente all'ultima, questa, quello che noi, insomma, chiudiamo nel libro con la provocazione, diciamo così, forse un po' più una, non tanto una provocazione quanto una sfida, diciamo, finale, è quella di dire: ma forse se la smettessimo di concentrarci sulla tecnica specifica, ma andassimo a vedere quali sono le caratteristiche dei prodotti, come fanno in Canada? In Canada hanno una legislazione completamente diversa dalla nostra. Loro prendono quelli che chiamano novel food, cioè i cibi nuovi, gli alimenti nuovi, e ne valutano le caratteristiche finali. Quindi, non so, la mela di quella che vi ho fatto vedere, no? Dice, ok, questa mela resiste al fungo, mi permette di non usare più gli anticrittogamici, è fatta la ricerca pubblica, mi piace, mettiamola in commercio. Cioè, ma come l'hai fatta? Ma che mi frega come è stata fatta? Ha delle caratteristiche che mi piacciono. I due oli di girasole e di soia, tu dici, alla fine sono simili, se promuovo uno, promuovo anche l'altro, se ne boccio uno, boccio anche l'altro. Perché? Perché sono simili. Quindi loro ogni volta fanno un ragionamento di questo tipo, si concentrano sulle caratteristiche del prodotto, non sulla tecnica, sul fuorigioco che fa fischiare l'arbitro. Quindi noi quello che chiediamo nel libro è uno sforzo, diciamo così, ai nostri legislatori di iniziare a pensarla in questo modo qui. Non di promuovere tutti gli OGM, chi se ne frega, mica siamo i paladini degli OGM, ma di iniziare a valutare caso per caso anche per le piante prodotte in altri modi. Per cui fai i test per gli OGM, li fai anche per gli altri. Io voglio sapere se la pianta che io mi mangio è sana oppure no, sia che sia OGM, sia che non lo sia. Oppure voglio sapere se una pianta è stata fatta con le radiazioni piuttosto che in un altro modo. Oggi tutto questo non è vietato, semplicemente non è necessario. E quindi, insomma, questa è un po' la provocazione finale e credo che non ci sia nient'altro, forse c'è no, niente. C'avevo in genere una mia mail per i contatti, ma finisco qua e vi ringrazio. Se avete delle domande, ci sono.